esplode il Palabaldinelli di Osimo ai primi due set vinti sulla Pomica Salmaggiore. Se dopo il terzo set è perso, rivede i fantasmi del passato, questa volta la cura Nika funziona fino in fondo. La Lardini-Filottrano si prende l'intera posta in palio con una prestazione convincente in tutti i fondamentali. Una vittoria che dà ossigeno alla rincorsa per la salvezza che passava obbligatoriamente per questo avversario, una Pomì sorpresa dalla partenza impeccabile di Mitchem e compagne. La Lardini-Filottrano gioca bene, ci mette testa ma anche cuore e senza paura manda in tilt i meccanismi della squadra di coach Lucchi, costretto a trasformare la sua formazione. Lobianco e Starcevic finiranno presto in panchina, con Drews sempre in difficoltà e la sola Martinez, top scorer con 24 punti, arrivata sugli ultimi palloni sfinita. Il successo di questa partita passa nelle mani di Mitchem e Sciuca, 22 punti a testa, ma soprattutto dalle difese di Feliziani, il libero, che con la Sirressi, la sua avversaria di giornata, hanno valso da sole il prezzo del biglietto. 3 punti che valgono oro, una vittoria che fa sognare, anche se la Lardini resta sul fondo, ma il dolce sapore della vittoria è la ricetta migliore per gustarsi al meglio un finale di stagione che può ancora dire tanto. Grazie, sono felice per la mia squadra e per i nostri tifosi e tutto, finalmente facciamo qualcosa di meglio. Ma adesso penso che giochiamo più insieme che prima, così i risultati sono meglio. Allora.